Nell'intervista con il signor dottore Hans Benninger del Centro Sanitario Brigaglia ci soffermiamo volutamente sul prossimo futuro a proposito del coronavirus in Valle Brigaglia. E allora, signor Benninger, cosa si devono aspettare le brigagliotte e i brigagliotti a breve termine? Allora, il virus segnerà e cambierà la nostra vita anche in futuro. Limiterà la nostra libertà e abitudine sia nell'ambito privato che lavorativo. Noi tutti, il personale sanitario e la popolazione della valle, devono imparare in modo continuo ad adattarsi in base all'evoluzione di questa nuova situazione. La situazione con la presenza del virus rimane sicuramente seria. Anche in futuro la nostra popolazione deve praticare misure drastiche, preventive e sicuramente rispettare le regole di comportamento per la nostra protezione. Come abbiamo visto, comunicato tante volte, tenersi a distanza, evitare le strette di mano, lavarsi accuratamente o disinfettare le mani, evitare nel minimo del possibile i contatti sociali. Anche in futuro ci vuole disciplina, riguardo verso gli altri e grande senso di responsabilità. In questo modo sicuramente potremmo superare la crisi. Signor Benninger, quali sono attualmente le sicurezze cui i brigagliotti e le brigagliotte possono aggrapparsi? Sono poche, ma oggi sappiamo che le regole dell'igiene e del comportamento ci garantiscono protezione. Le regole di igiene e di distanziamento restano di importanza fondamentale, sicuro, e dovranno essere rispettate anche in futuro e praticare correttamente. Questo è importante. Ma le persone particolarmente a rischio, gli anziani con malattie, dovranno per quanto possibile continuare a restare a casa. Ma noi, per la nostra salute, per esempio passeggiate nei boschi sono permessi, sempre rispettando queste regole di distanza. Così possiamo proteggere noi stessi e gli altri evitando ulteriori contagi. Signor Benninger, abbiamo visto i dati delle infezioni delle regioni vicine, in particolar modo in Valle Bregaglia. C'è una pagina del Centro Sanitario Bregaglia, nel sito del Centro Sanitario Bregaglia che può essere consultato. Le persone infette, i dati risultano al momento poche se confrontate con le regioni vicine e anche con il grigione italiano. C'è un motivo o è una casualità? Eh sì, poche persone, 12 sono poche, ma sono 12 persone, tutti sono di buona salute di nuovo. Questa domanda è una domanda interessante anche per noi, difficile. Probabilmente sono diversi aspetti. L'isolamento geografico, sicuramente poco mobilità, minor numero di abitanti in valle, abitudine e stile di vita, ma sicuramente anche una risposta chiara. Le poche infezioni sono un segno che la nostra popolazione si è attenuta correttamente e tutte le misure di sicurezza della prevenzione. A questo punto vogliamo anche noi dell'ospedale ringraziare tanto la popolazione per la comprensione e disciplina dimostrata. E per terminare questa intervista, c'è un consiglio che può dare alla popolazione della Valle Brigaglia, del comune di Brigaglia, ma che sicuramente forse vale anche per altri. Rimangono queste cose importanti, no? Tenersi a distanza rimane la misura più importante, questa è chiara in tutte le situazioni. Le misure del comportamento restano più importanti che l'uso di mascherine e altre cose, per esempio guanti, eccetera. Avere fiducia,
dell'efficacia delle regole semplici e non affidarsi solo al materiale di protezione. Perseveranza, pazienza, creatività, flessibilità, umanità, non dimenticare i nostri anziani, anche non dimenticare le nostre persone che vivono da sola, fuori, e non dimenticare queste persone in ospedale, in casa di cura, queste persone che hanno sicuramente difficoltà per capire questa situazione. Una persona con una malattia di demenza non può capire, una persona anziana si vede l'infermiera della Spitex con una mascherina sempre, prende in mano per salutare, adesso la distanza è difficile per capire questa cosa. Aiutarsi con le parole e piccoli gesti in modo da evitare crisi domestiche, anche violenza e depressione o malattie psicologiche causate di questo periodo. Dopo sempre queste domande, cosa abbiamo con il test? Parliamo sempre di questo test, anche in ospedale abbiamo parlato di questi test 2-3 settimane. Fino ad oggi le autorità federali, Bundesamt für Gesundheitswesen, non ha fatto un permesso per usare questi test in serologia per vedere se era questa malattia. Questa, qui aspettiamo ancora questo permesso. Invece cosa è nuova? Sicuramente il test in bocca per trovare il virus. Questa mi sembra oggi o ieri era questa nuova direttiva che possiamo fare questo test con tutti i pazienti con sintomi. Prima erano questi pazienti con sintomi severi, sintomi gravi, invece adesso tutti i pazienti con sintomi. Questo è anche pagato dalla cassa malati, questo test. Sì, le regole base, pazienza, questo è il nostro futuro. Signor Hans Benninger del Centro Sanitario Bregaglia, ringraziamo per l'intervista, per questo momento e per il messaggio che ha dato. Prego, grazie.